Gentili amici di Venezia Laguna Nostra e di Città di Venezia, per la terza volta nell'ottobre 2012 è ritornata alla Marittima e alla banchina di Ciò la Seabourn Spirit Nassau, e purtroppo per la terza volta in questo mese, in questo ottobre 2012, metà dei veneziani residenti a Dorso Duro si ritroveranno a vivere una notte mezza insonne, purtroppo per questa nave che è ritornata ad ormeggiarsi qui a al porto di Venezia, esattamente nell'area di San Basilio e appunto alla banchina di Ciò. Purtroppo amici, perché ancora una volta la Seabourn Spirit Nassau è stata ormeggiata con i motori rivolti verso le zattere al Ponte Longo, in prossimità appunto del Ponte Molin, che è quel ponte che potete osservare che collega la Marittima con le zattere al Ponte Longo, ed è vicina alle abitazioni delle zattere al Ponte Longo, come ad esempio il Palazzo Molin che abbiamo qui davanti. Si riprepara di nuovo una nottata di rumore che ovviamente continuerà. La nave è ormeggiata da questa mattina, siamo esattamente domenica 21 di ottobre, e la nave appunto dalle prime ore dell'alba è ritornata nuovamente ormeggiata, con il rumore che ovviamente si diffonderà per la gioia dei veneziani, soprattutto residenti tra il Campo Sant'Angelo Raffaele, Campo San Basegio, la Calle Lunga San Barnaba e Campo San Trovaso, dove il rumore in questo momento della sera, siamo verso le 22, si diffonderà e si sta diffondendo già ad esempio successivamente al Loe Adriatico e verso il Ponte Longo, per intenderci. Più o meno il rumore già da questo momento si incomincia a sentire arrivando alla chiesa dei Gesuati. Questa, amici, è la situazione che avviene nuovamente per la terza volta consecutiva, dicevamo all'inizio del filmato, perché la nave, come abbiamo potuto vedere, è arrivata a Venezia ed è stata ormeggiata qui in Marittima all'inizio di ottobre, successivamente 7 giorni dopo è ritornata, e questa sera, anzi da questa mattina, esattamente dalle prime luci dell'alba di questa mattina 21 di ottobre, domenica 21 di ottobre, la nave si trova qui con questo rumore particolare, fastidiosissimo, che ovviamente si diffonderà ancora maggiormente durante la notte, perché in assenza ovviamente di un altro rumore che lo possa confondere, che lo possa così nascondere alle orecchie soprattutto dei veneziani che vorrebbero passare una notte un po' più tranquilla. Questa, amici, è ancora la situazione per la terza volta consecutiva nel mese di ottobre. Noi ovviamente a questo punto rivolgeremo le nostre richieste alla pubblica amministrazione competente, ad esempio chiedendo all'ARPAV di rilevare il tipo di rumore e se può essere fastidioso e superiore ai limiti di legge in ambito notturno. Vedremo cosa ci risponderà, sperando che questo ente non vada poi a multare solamente i bambini che fanno ricreazione, battutaccia, ma purtroppo la realtà, ma anche e soprattutto queste situazioni davvero clamorose e che si sviluppano a San Basilio, a pochissimi metri dalle case delle zattere al Ponte Longo. Comunque, amici, per questo è tutto, e con questo filmato, con la Seabourn Spirit Nassau ancora ormeggiata in questa situazione in prossimità del Ponte Molin, Tella Aquilotti Laguna, Venezia.